Barbara, eccoci ragazzi, qui dal profilo è una diretta mondana, più per dare una dimensione di dove siamo, nella splendida location di Villa Le Bandite. Abbiamo finito il bagno adesso, faccio le riprese con la piscina dietro, perché non trovi posto, devo stare attaccato a V-Quiet che è il mio connessione internet. Come va Marianna? Allora, Martini, Marianna, Scuffio, Pasquale, che bello ragazzi, di evasione conviviale. Lui è il mio dio. Bravo. Mattia. Bene, io devo andare via. Oh, voi dormite qui? No, te dormi a Prato e te? Aspetta, finalmente ci vediamo anche noi insieme dopo tanto tempo. Beh, ormai sono un po' la macchietta di me stesso, continuo a fare dirette su dirette senza un programma, ma il pubblico... Be quiet! Ti stoppi un attimo? Ah, guarda, mia madre... I due signori in piedi... Tramonti. Vedi, siamo qui tutti insieme, finalmente, dopo tanti anni, finalmente a pranzo insieme. Oh, finalmente, cazzo, guarda dove siamo cascati. Allora, mi hanno piazzato qui, io che sono la star del convegno, sono stato trattato... Ecco Vic, è ripresa la diretta. La Barbara e Alessandro, finalmente ci incontriamo alle Bandite perché stiamo troppo lontano. Cogliamo l'occasione per incontrarci a Vernio, alle Bandite, proprio in culo all'università. Non voglio disperdere, questo mangiucchiamo perché abbiamo fatto un convegno filato, tutto bello. Qui abbiamo, aspetta, V-Quiet e la Giulia Cotaro, dite la verità, dite le vostre verità. La Bettina, aspetta. C'è anche la Bettina, noi siamo super amici e collaboratori artistici. Bene, buon appetito. Perfetto. Parlavo con Vic White, allora io la mia idea era questa: facciamo la storia dei Beatles a puntate anno per anno, cioè parliamo dal 62, ecco, 63, 64, fino al 70. Che fino al 60, andiamo? Devi chiudere la diretta? È il mio gruppo preferito, Beatles, anche te? Anch'io. È il mio gruppo preferito, sì, però... Ma guarda, allora potremmo anche associarci, ecco perché dico, ne so parecchio. Ma i Beatles è un argomento che calza perfettamente col tema del mio gruppo, esatto. Infatti adesso cominciamo la fase quiz, in cui loro devono riconoscere che canzone è questa. When I wake up early in the morning, I'm only sleeping. Visto? Vesto, ti ha fatto il culo. Che è una canzone di Lennon sulla sonnolenza. Io sono esperto dei primi Beatles. Episodio 3, la guerra dei droni, perché praticamente... Evolvendo tecnologicamente, sarà la guerra. C'è una guerra dei droni perché abbiamo noi Martini e anche Marotta. Ormai sono subentrate le nuove tecnologie moderne. Solo abbiamo il nostro Martini Tecnico. Dov'è Martini? Il prossimo film che sarà il terzo della saga, quindi la guerra dei droni. La guerra dei droni, c'è anche Angelo. Noi siamo la guerra dei droni, vieni Martini. La guerra dei droni. Glielo devo dire, dov'è Angelo? Devo beccare. Martini, sono Maggio, bravo! La radio, io ho intenzione di fare un monografico su Jack lo Squartatore, se ci sei ti beccherò. Ok, oh, venite fuori, qui si scalda la calda, comunque io sono fuori a bere l'acqua. Perché stai andando via? Io vado via. 1-0, arriviamo a 5, questa è You Say Yes.
Hello Goodbye. Uno parla. Aia, cazzo, ma mi stupisco. Ma sei tu che sei impostonato, eh. No, ma cosa stiamo dicendo? No, questa è una cazzata. No, magari hai una... Allora, però l'ho beccata. Uno a uno. Allora, questa qui invece. Voi mi avete che state nei titoli, nessuno deve dire un buon coraggio, di far capire a questa persona la cesista. Ah, ecco la mia colpa. Io che manco di rispetto alle vittime, cazzo. Io manco di... Porca troia, hai paura della mia intelligenza. Sei uno... Comunque, vedo che hai 14 followers. Giovanni Zappalà, grande Giovanni Zappalà, che Zappalà, buon rendere, grande amico. Marco ha 12 in diretta, io 5, quindi la dice lunga, vuol dire che vince Marco. Ora bevo un po' di vinello, così vado su di benissimo. Once there was a way to get back home. Golden Slumbers. Video 2 a 1. Di Paul McCartney. Poi dobbiamo dire se è di okay, Paul sì, o di John. Sì, esatto. 2 a 1. Pick up the la guerra dei droni. Sì, la guerra dei droni. C'è anche Angelo. Noi siamo la guerra dei droni. Vieni Martini. La guerra dei droni. Glielo devo dire. Dov'è Angelo? Devo beccare. Vieni. No, la Donatella. Oh, che bello. Questa foto me ne tengo perché io sono lo stalker della novella. Sono il pittore silenzioso. Faccio la collezione delle tue foto ogni volta che le posti. C'è qualcuno anche qui dentro, cazzo. Anche Rosi. Ma c'è un sacchetto rosso là. Non lo so, ma che c'è? Tutta la mia vita. Bene, salutate. Contribuzione alla colonna sonora esistono? Esistono. Oh, bravi ragazzi. Scusa, questo è il mio. A sedere, fine della diretta. Ciao a tutti, buon appetito. Sono d'accordo, lo so. Try to see it my way. We can work it out. 3 a 1. Di Paul, 3 a 1. Quella l'ha uno scopenizio. 3 a 1. Esatto, $19.99 al mese. Dicevo, non ti basta la serata perché vorresti stare con loro a parlare, Ci sono 9 gruppi di persone interessanti, di argomenti, cazzo. E la sera è finita e non c'è, cioè, o non c'è il tempo materiale di stare con tutti quelli con cui vuoi stare. Guarda, stasera. Ora questa. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Helter Skelter 3 a 2 di Paul. Di Paul. Poi ci viene fuori un serial killer. E cazzo, c'è la smessa. Che tu hai il movente degli omicidi. Che lui pensava che era la spirale dell'inferno. Cioè, è quello. Ma Helter Skelter è il movente degli omicidi. Helter Skelter è una. Il White Album. È un. Luna Park. È il toboga. Scivolo a. Però spirale. Lui pensava che avesse parlato dell'inferno. Gironi. Io l'ho fatta spingendo al massimo e ho bruciato ogni bene di Dio, frizione, olio, c'era un odore di papaya fritta, roba pazza, era l'olio che friggeva. Che a voi! Bene ragazzi, abbiamo fatto. Allora, devo dire che la foto che mi ha dato è una foto bellissima. Se stai seguendo, saluto Daniele, saluto Vic White che da Milano ci sta guardando in diretta. E Daniele, e dico, però, ah no, è qui con noi Vic White, non è in diretta. Però vedo che sta seguendo in diretta. Così. E quindi dico solo Zappalà che ti vedo che sei stato molto gentile perché lì io non ti vedo, non ti sento, quindi è a tuo carico difendermi. Grazie di cuore per le parole che hai speso lì, a buon rendere Zappalà, veramente grazie di cuore. Ciao Rocco.
No, è bello vedere voi, è bello vedere voi. Eccomi con Maurizio perché finalmente ci conosciamo di persona, così no, è storto, però mettiamo così, esatto, perché almeno questo rimane per sempre, benissimo, benissimo. Peccato però, è stata una conoscenza troppo fugace. Tu abiti a Firenze? No. No, dove abiti? A Roma. Mi vorrei fermare, a ogni due metri mi vorrei fermare e passarci la serata. Lì ci sono Pimpini, Mencaccini, Ratano, Paganini, De Santis, cioè dovrei stare lì. Poi fai due metri e ci sono Bronzi, Marani, sembra un sogno, come nei sogni. Allora, vecchio amico mio. Siamo qua. Vieni, vieni. Ora che non c'è nessuno. Oh. Cos'è la diretta? È convivialità. È convivialità, è un bicchiere. E quello beve acqua, c'ha dei problemi gravi. Dicono. Beve acqua. Che Petrini si sia prodotto nel più grande intervento mai realizzato in un momento. Mi ha rubato l'accendino. Vic. Francis, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori di questa diretta. Siamo in coda alla grande cena successiva al convegno e siamo qua in una bella compagnia di persone intelligenti con cui stiamo discutendo vari aspetti di vari... C'è qualcuno che si defila da questa... Non si sente, non si riconosce in questa definizione che abbiamo appena rilasciato. E però noi ritiriamo dentro comunque perché lo riteniamo una persona intelligente. Era Tinti che si era sottratto e non mi si vede. Ah, vedevo lei, dicevo cazzo, vedevo Tinti, dicevo ah però e qui era la Beatrice. Cosa che ci troviamo molto bene insieme, non vedo perché, cioè, se no è come stare alla mensa fissa, da conviviale. No, no, dicevamo senza parlare del mostro, no, perché facciamo, non facciamo ci perdiamo il piacere di stare fra di noi, vedi la vera facciamo... Cioè, Alna c'è show. Qualcuno che ha bisogno. Scusate, vi proibisco di contattare la Vera. Mi raccomando, la notte si fa l'amore. Questo, non questo, si dorme. Questa è una frase massimamente condivisibile. Esatto. Però per bene. No. Grande Vera, scopro un talento inespresso, cazzo. Potremmo fare delle cose in futuro, non mostro lo. Grande Vera, grande. E con questi auspici chiudiamo felicemente. In un piccolo pub vicino al luogo del delitto, vedete, inquadriamo anche gli altri commensali e quindi a breve, penso nel giro di 5-6 mesi, quindi diamo al nostro Petrini il tempo necessario per poter... Vedi, è tornato Martini, allora esiste davvero il tecnico oggi Martini ha fatto, non aveva il drone con sé, ha fatto assistenza alla regia di gran livello. Poi abbiamo intervistato anche Alessandro, ha fatto il suo esordio e poi ci sono anche i ragazzi, siamo stati in tanti, anche Paolo oggi ha dato un piccolo contributo e quindi figurerà nel film ufficiale. E poi c'è Gianmarco che non ha parlato, ma che io sono contento di averci fatto. Nasce Facebook, quindi i social network con cui cominci a interagire con gli altri appassionati studiosi, da cui poi il percorso successivo naturale è la nascita di questi gruppi che fanno sopralluoghi, fanno documentari, fanno film e materiale di ogni genere. Poi mi ha lasciato il telefono. No, bravo. Poi in futuro lo spiegheremo. Vera, questa è solo un'anticipazione dei contenuti, yes, che io veicolerò, benissimo, perché ho il ponte dei 2-3 film. E studiate Beate Use, guardate che cos'è. Lì si trova tutto. Oh, qui c'è la gente che lo sa. Ma io ho un cuore puro, un cuore tenero, mai sentito dire, cioè.
neanche Lucas ci è riuscito, perché Lucas sì, ha fatto 6 capitoli, esatto. Poi ha venduto la Disney perché gli ultimi 3 esatto, non ce la faceva. È come una saga, esatto. È come una però saga, forse sì. Noi ci riusciremo se il Signore ci aiuterà, quindi anche sì, siamo no, però figura, di formazione cattolica. Formazione cattolica e se le, ancora le forze ci sosterranno in questo lungo percorso. Quindi, nuovi personaggi, nuove, personaggi certo. Nuove forze, nuove energie. Vero, sì, siamo, sì, siamo... Infatti stiamo già pensando di vero, Bea. Io volevo salutare, sì, verissimo. Vedi, acconsentisci la Bea. Bravi, bravi, bravi. Chissà dove cazzo andrete, eh? Bene, ragazzi, allora ci allontaniamo di rimasti. Dì la verità, Gianmarco. Allora? Siamo rimasti solo noi a pensarla in un certo modo. Ciao, Bea, prestissimo. Vabbè, una buona serata. Ciao, Ale, abbi una buona serata. Sì, d'accordo. Un attimo solo, signore. Grazie mille, buonasera. Ciao. Ciao ragazzi. L'ultima incredibile idea che è partorita durante una delle tante scene. Roll up. Mi tira in mezzo, mi fa il processo morale. E sono, fanno parte del gioco, no? Cioè, nel senso che tu quando fai un lavoro, uno studio, una ricerca, ci metti la faccia. Inevitabile che sì, poi sì, ti sparano addosso comunque fai sì, c'è sì. Chi ti chi tesse le tue lodi, chi rimane esatto. anche indifferente, indifferente sì, sì, è vero. Poi alla fine chi se ne frega, se poi saranno anche quelli che diranno ho fatto lavoro di merda, sì, è vero, è speculando vero. Sul mostro, sì, sì. Guadagnano sul mostro, bravo Lorenzo, soldi sul mostro, parole sante qua, però questo fa parte della vita, sì, sì, della sì, vita, sì, no? Sì, se sì, vogliamo, ci hai messo la faccia, ha fatto 3 documentari. Venite Marianne Donatella, questa è una diretta, questa è una diretta, e questa è la Dona, e questa è la Marianna, e questa è la Vera. Sono circondato dalle figlie, e viva la vita! Sì, muoio così. Oh, continuiamo, ragazzi, dovete stare in campana. Oh, ciao Nick, come va? Tutto bene? Salutate il mio pubblico di 3 persone. Oh, per questa esclusiva poi crescerà, la diretta rimane poi, c'è la Debora. Oh, guarda che bel sorriso smacciato. Non mi ha mai dato su Facebook, è incredibile. Che splendore, ciao ragazzi, mi voglio riprendere con la mia diretta perché nessuno deve sfuggire, cazzo. Nessuno, così quando andiamo a fare delle verifiche su chi potrebbe essere l'assassino, io nel video ho tutte le facce, quindi nessuno deve sfuggire. Ah, Vinello, ma voi avete già cominciato. Siete dentro la telecamera, siete in diretta, quindi non potete sfuggire. Ecco, non potete sfuggire a questa identificazione, perché sta riprendendo tutti, così dopo controllo. Voi vi conoscete? Vi conoscete? Siamo in diretta, il mio pubblico sbavante vuole il vostro saluto, bravissimo. Mi devo levare dal cazzo, ho già capito. Fabio Martini, vi conoscete? Vi presento. Ah, ma esiste un mondo in cui Samuel Vega e Martini stanno insieme? Allora Samuel, sei venuto o no? No. Dovevamo venire insieme però. Vedo, no. Vedo che ti sei seduto abbastanza vicino a Valerio Scrivo. Devo desumerne anche una vicinanza di interpretazione del caso, eh. Ecco la Bea invece. Ora anche con la Bea. Facciamo una foto, no, stai facendo la foto a loro. La stragrande, vedrai, ma noi non siamo amici su Facebook, tra l'altro, siamo amici su YouTube. Grave mancanza, come si fa a vivere senza Facebook? Comunque tutto questo è materiale che verrà salvato, voi mi sbattete. Altri mi manca 5. No, dov'è? È ingrassato. Ah, eccolo là, andiamo a prenderlo. Oh, qui c'è qualcuno di più famoso, cavoli, eh? Allora Lorenzo, però George Martin ha detto che lui non ha responsabilità su questo. Brian Epstein si è incaricato del Brian Epstein si è incaricato perché gli hanno detto vallo a licenziare. Sì. Ecco c'è Mazzucchi che... Vai via Gianmarco? Ciao bello, grazie di tutto, a presto bambolo. Nel 1965 succede questo, lo sanno in pochi, che Ash Help e George Harrison e Ringo Starr fanno un'intervista a Playboy, dicono noi cacciamo Pete Best perché arrivava tardi ai concerti, non veniva e faceva uso di droghe. Allora lui li ha poi denunciati, li ha querelati, non è andato in causa perché poi si sono portati per una certa cifra che era anche alta. Ma comunque lo stesso Ringo Starr sembra che non abbia suonato We Love Me Do, eh?
In Love Me Do sono Andy White, perché, esatto, perché George Martin era un produttore di estrazione classica, sì, sì, che sarà la fortuna dei Beatles. Sarà la fortuna dei Beatles. Sarà la fortuna dei Beatles. E quindi non era abituato a questo tipo di batteristi, che erano dei batteristi di strada praticamente, autodidatti, che si erano formati nelle palere, nei piccoli teatrini. Cioè lui era abituato a lavorare con i batteristi professionisti, quindi mette Andy White la batteria e Ringo Starr lo mette al tamburello, e così fanno Love Me Do. Poi è stato fondamentale per i Beatles per tutta una serie di motivi che tu conosci bene. Beh certo, i fill, no certo, il marchio di fave si clamorosi. Allora innanzitutto, no, proprio i fillini di batteria, sì che come certo volete dire sui Beatles, un abile attore. Com'era quello di Christian, la perfezione? Non era un virtuoso, difatti l'unico solo che fa arriva nel 1969 sull'album Abbey Road. Poi alla fine una canzone si chiama The End, come dire, da solo. Bellissima. Un assolo di una semplicità talmente banale. Un assolo che poi prelude a quel triplo assolo di chitarra bellissimo dove si scambiano le battute George, Paul e John. Gli si denunciano. Vuoi dire qualcosa sui Beatles, Paolo? No, non sono preparato. Su Pink Floyd anche. Pink Floyd, attenzione, li stiamo valutando. The Piper at the Gates of Dawn è stato registrato negli stessi studi mentre si fanno White Album. Allo studio 1. Esatto. I Beatles facevano. Però siamo un altro tipo di Pink Floyd lì, perché c'è ancora la mente creativa di Syd Barrett. Poi comincia la calata dopo Gilmour e Waters, rovinano tutto. Altra domanda fondamentale, no? Chi ha fatto sciogliere i Beatles? Problemi ad andare d'accordo nell'ultimo, diciamo, periodo. Cominciano dopo la morte di Brian Epstein. Brian Epstein, che era nel 67. Bravi. Allora, appena dopo Sgt. Pepper. Sei preparato anche dei Beatles? Sì, gli album li conosco. Però ci sono delle frasi emblematiche, tipo quella di George Harrison che dice: a un certo punto nei Beatles in quattro ci si stava stretti. È vero. Cioè, loro sono partiti a 18-17 anni e poi sono cresciuti. Lennon voleva uscire dai Beatles perché alla fine li odiava, i Beatles. Difatti fece God, famosa canzone. I don't believe in Zimmerman, che è Bob Dylan. E poi I don't believe in Kennedy, I don't believe in Beatles. The dream is over. The dream is over. Ma quando dice I don't believe in Beatles, cosa vuol dire? È pesante. Che lui ripudia tutti i miti degli anni 60. I don't believe in Beatles, in Elvis. Qualcosa, siamo sull'Appennino e volevamo dire che anche da qua, il nostro Francis mi sbacca il tavolo. Da Gaianane è tutto, buone vacanze. Quindi, voglio fare, ma io quanto posso stare? Mi posso alzare perché voglio vedere, cos'è? Dai Barbara, sei troppo gentile. Grazie, grazie di cuore. Dai, ma guarda quanta bella roba! No, la roba buona da mangiare! Aspetta, mi hanno fatto delle offerte con... Cazzo! Che bontà! Che bello! Dove mi consigli? Allora, ecco, lo puoi mettere... Sì, c'è spazio per mettere sta roba lì? Sì, assolutamente, dillo, siamo amici io e te? Siamo molto amici, perché fra artisti, sai com'è. Ascolta, perché non possiamo appoggiare tutta questa roba là? Ma qui sotto io poi la prendo a calcio. Allora, vabbè, è che non voglio... Basta. C'è un posto dove appoggiare la propria roba come delle rockstar? Brava, dove? Bravissima. Non è che me le rubano? Ero della Sam. Oh, ma è vero? Questo è vero o no? Aspetta, allora parliamo.
parliamo solo io e te allora. Non sai che è un periodo più caldo? Ma noi lo sapevamo, da aspetta 90 era stesso. Ma davvero sei uno sbirro, quindi? Quindi lui era uno sbirro, ditelo. E è nella Sam, dobbiamo parlare, quindi hai partecipato a ricerche, cioè nel 86, 87 di lavoro cercavi il mostro. Cazzo, lì più di te, dovresti fare la testa per stare zitti. Te nell'87 cercavi il mostro. Cazzo. Non si faceva nulla. Con la Jeep si mandava via le coppie da sole. Lo credo, a monitorarle, a dire che cazzo fate qui, non vi dovete appartare, ci fuori. Ascolta, dobbiamo parlare, come ti chiami, detto? Stefano, cazzo, mi devi fare. No, ma come fai? Chi sta? Poi ti sei fatto vedere a caso. Parliamo di questo, parliamo. Come va, Vera? Tutto bene, siamo in diretta. Ti voglio bene e mi sei mancato assai. Anche io, è un pezzo che non ci vediamo, dobbiamo rilanciare la stagione radiofonica. Perché sei la persona che stimo più di qualsiasi cosa. Sei troppo buona, Vera, sei troppo buona. No, mi piace la tua voce, totalmente ricambiata. La intelligenza. Sei un tesoro e la stima è assolutamente ricambiata, baby. Let's go. Devo appoggiare sta roba. Allora, mi alzo un attimo per appoggiare questa roba, scusate. Per voi imperdibili fans. Sì, dai, io ma guarda, non le voglio più sentire, guarda, non posso più sentirla sta roba. Questo qui, sì, bravo, allora fai il moralista predicatore, ti da laggiù ti occupi di io che supero la soglia della decenza, no? Grazie mille, Mr. X, non faccio il tuo nome che sei stato gentile, grazie infinite, grazie. E con questo esordio del cazzo procediamo, vado ad agganciare. Dobbiamo arrivare. Vieni. E intanto seguimi. Aspetta un attimino. Vieni. Questo è il soio. Qui siamo di fronte al ristorante. Allora, stavo ascoltando Piero, anche questo. Cazzo, ma vaglielo a dire a Minoli, cioè, ma ti pare che il mio documentario è andato oltre una soglia di rispetto? Non è vero! Non lo devono dire, perché questi non lo fanno, cazzo! Caro John Belushi di Freddy, oh, smetti! Mi ha detto anche John Belushi. Qui che fate di bello, ragazzi? Qui cerchiamo di far bambini, ma... È difficile, assolutamente. Guarda Franco, ciao! Che sì, bello rivedervi, ragazzi! Peccato che una sera sola non basta. È bello per cui vedere la gente. Siamo qui con la Maria. Questa non è la trasmissione che facciamo. Posso vedere il suo gruppo di merda? Che ha il suo gruppo di merda a cui è iscritta gente de merda. Oh, ma ragazzi, ma voi scordatevi di partecipare al mio film se andate ospiti alle puntate di merda. Oh, ricordatevela questa stronzata. Mettiamo questa nuova regola del cazzo. Chiunque va ai programmi. Stiamo registrando in diretta, d'accordo? A breve. Oh, qui c'è un caro mio fratello Angelo. Oh, è simbolico che sia lui, perché Angelo è l'unica persona che più si è pronunciato contro. Ma vaffanculo. E comunque, allora vi faccio presente che... Oh. E allora i pubblici, Verimotrade, hanno preso diversa.
No, lo voglio sapere perché abbiamo parlato. È uno stronzo, soprattutto io con chi non è laureato, non ci parlo, cazzo. Sentite così, no? Tutti offesi. No, la verità, ma come bastazzo! Lui in amicizia, ora ho anche bevuto, quindi la Maria mi dà tutto il coraggio di cui bisognavo per dire la verità, cazzo. E comunque, vedi, già Livio Matiz non esclude. Non esclude, non esclude. Oh, e vi ricordo che Camiro sta guardando in diretta, quindi ci avete poco da dire, cazzo. Quindi fine dei problemi. Quindi questa era un'anticipazione. Ora con i miei amici Vic, Alessandro, Maria, faremo Livio, faremo una trasmissione un po' più oculata. Però adesso ho alzato il gomito e ho sbroccato perché mi hanno fatto vedere. Sì, sì, certamente, l'inferno. Infatti dice, coming down fast. Pronti, siete 3 a 2. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. She living on. Di chi? Di Paul su Sgt. Pepper. Qui siamo sul 4 a 2, attento, eh. È vero che lui è più preparato sulle prime, io lo sto. Where you selling Biden? The night before. Ah, 3 a 4. Chi l'ha scritta? The night before la canta Paul. Bravo, è Paul. 3 a 4. Bravi, bravi. Ah, questo è difficile, questo è difficile. The Queen of Marigold was in the park. Non mi viene. May your mother side. She's old enough to know better. Cry, baby, cry. Ok, bravi. Oppure, ecco, questa. Pronti, è questa. 7-3-4. Let's all get up and dance to a song that wasn't it before your mother was your born. Your mother shall know. Bravo. Del Magical Mystery Tour, una canzone di Paul, che sono vestiti come manichini, perdonami, mi fate vedere. Che bello, sono bel 5-3. Oh, con questa piacevolissima diretta mitosiale, cazzo. Questo è esperto del periodo beat. E ora pensi che quello tipo You won't be long, yeah. It won't be long, yeah. Esatto. E sì, baby, vai, I love you. È finita così. Sì, ora la chiudiamo così. Termina. Ciao a tutti. Bravi ragazzi.
comunque quello che riesce a fare Petrini non lo fa nessuno, cioè lui riesce a portare tante vittime, questo riesce a farlo solo Petrini per ora. Per ora, mentre gli altri, i documentari sono i classici documentari di standard commerciale che si fanno su una... Dopo questa sviolinata Lorenzo Sigolai, sì, perché voi sapete essere una colonna dei miei precedenti film, vi ricorderete la sua voce. Sì, comunque si trovano bene perché hanno il nome delle vittime.